Di un mese dopo l'iniziato del campionato, senti che questa nuova Roma ha le potenzialità per rientrare nella dimensione dell'anti-Juve come Napoli, oppure state ancora cercando di capire qual è il vostro obiettivo stagionale? L'obiettivo stagionale non cambia in base al risultato di una o due partite. L'obiettivo stagionale è arrivare tra le prime quattro, che è un posto che spetta alla Roma. Questo non vuol dire arrivare quarti, come non vuol dire bisogna arrivare primi. Quella secondo me è la zona a cui la Roma deve ambire, l'ha fatto vedere l'anno scorso e secondo me quest'anno ci sono le potenzialità per ripeterlo. Poi qualche cosa non ha funzionato nelle prime partite, ma siamo contenti che un pochino abbiamo invertito la rotta. La sensazione è che abbiate trovato la rotta stasera, non so se c'è la sensazione giusta, se l'avete anche voi. Io ho avuto grosse sensazioni anche contro il Frosinone, una squadra che esce da una crisi, ha fatto una partita solida. Poi lo so che voi pensate che giocare col Frosinone è facilissimo, ma possiamo dire che era facile giocare anche col Chievo, col Bologna, e così non è. Secondo me abbiamo fatto una buona partita lì che ci ha dato un po' di certezza in più, e poi è uscita fuori secondo me anche una buona dose di personalità e sangue freddo in una partita come il derby. Ogni tanto si perde la Trebisonda, noi siamo stati concreti, seri, intensi e anche lucidi quando abbiamo giocato, anche tranne qualche volta negli ultimi 16 metri potevamo fare secondo me il raddoppio molto prima. In vista poi della partita di Champions League c'è qualche certezza in più per tentare in qualche modo anche di replicare il percorso dello scorso anno? Le certezze si acquisiscono col tempo, è un percorso lungo, è un percorso che però è fatto di step come quello di oggi, insomma partite così delicate che finiscono con una vittoria che vedono come protagonisti i giocatori che magari erano un po' criticati, ho detto prima. Fa bene anche al morale del gruppo, almeno a me fa particolarmente piacere vedere che oggi è segnato Lorenzo, che è il ragazzo che era stato un po' criticato, o Alex Kolarov, che intanto anche lui aveva subito qualche critica nell'inizio della stagione dopo un campionato clamoroso l'anno scorso e soprattutto giocando oggi con una frattura al piede, frattura, non contusione, quindi questa è una squadra formata da calciatori forti ma anche da uomini forti e ogni tanto mi prendo il diritto di venire qui a ricordarlo a tutti quanti. Tu come stai? Ginocchio? Io ho un po' di acciacchi da vecchio e c'era un problema che ho tanto tempo, che lo gestisco, non faccio particolarmente fatica, c'era bisogno di stringere un po' i denti, non oggi in particolare ma in tutto questo periodo e abbiamo fatto tante partite consecutive e sono contento, sto bene moralmente, il ginocchio magari adesso nelle prossime giornate vedremo come farlo riposare bene. Grazie ragazzi.